Ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Qua c'è un motocoltivatore, qua c'è la barra falciatrice, quindi oggi tagliamo tutta questa roba qua del vigneto e nell'occasione facciamo due parole su questa barra della Bertolini, che è quella proprio per i 413. Vediamo come ci troviamo. Ora chiudo tutto, mettiamo tutto in azione e si parta. Montata ora è così, ora inverto il tutto e incominciamo a usarla. È quella bagno d'olio, quindi dovrebbe essere una delle migliori. Molto molto attento, lo vedete? Ehi, ciao, come stai? Chi sei te? Ehi! Lì, ora lo lascio andare perché lì si muove qualcosa, quindi probabilmente la mamma. Ehi! Un leprottino, eh! Senti, credo sia un leprotto. Che ne dite voi? I'ma give it to you G straight. NML beats, I am not a human being. Ballin' like Kareem, sippin' on codeine. I lean with it, rock with it, got coke dreams. Boom, back, boom in the trap. When trap meets house, you get a trap house. Got two stacks, throw it at a strip dancer. Big booty hoe, said she from Atlanta. Bello sudatino, ma la funge bene, la funge bene.
tagliato tutto, ci ho messo 3000 metri quadri girando eccetera eccetera, un'oretta circa, lavora bene. Ora andiamo lì che ti faccio vedere alcune cose. Partiamo prima di tutto dalla lama. La lama come funziona? Bene, ho preso dentro qualche sasso, tronco, e i denti sono belli affilati ancora, sono ottimi. L'erba che è stata tagliata, se tu vedi, è un taglio preciso, non strappa. Uno può dire vabbè, scontato, soprattutto se nuova, è vero, vediamo più in là, insomma la userò. È a bagno d'olio, quindi comunque stiamo parlando dei modelli migliori che ci sono, ragazzi, è veramente ottima, io sono veramente molto contento. Per quanto riguarda la lama, questa va usata in erba molto più bassa, avete visto che in certi casi io ho tagliato erba veramente veramente alta. Questo come si ripercuote? Se tu noti, non lascia la striscia centrale buona, quindi ora tu vedi tutto incasinato, in verità è tutta erba tagliata. Se io ora passassi con un rastrello, naturalmente è tutta, guarda qua, vedi che c'è lo sfalcio. Questo per questo modello io l'ho preso con i denti, ribadisco, più piccoli, perché la mia idea era andare a fare dei tagli molto ma molto più bassi con l'erba. C'è anche quella con appunto il come si chiama, i denti più larghi, e poi attaccarci l'aggeggino che praticamente ti fa tutta la striscia per fascettarla. Se dovete, dipende un po' dall'uso, secondo me. Sul sito della Bertolini comunque trovate tutte le differenze. Io sono contento comunque di questa. Il taglio migliore come te lo fa? Te lo fa con una velocità comunque media, non sostenuta. Io ho voluto usarla con una velocità bella sostenuta. Questo perché volevo darvi appunto un giudizio, è andata comunque bene, sono contento. Questa parte qua si muove, si bilancia in base alle ondula, alle cunette del terreno, quindi potete sfalciare in terreni con dislivello. Io ho fatto un pezzo dove c'erano praticamente i solchi creati dal trattore o auto che è passata. Devo dire che si è comportata molto ma molto bene. La macchina naturalmente è iper proporzionata su questo modello, stiamo parlando comunque di 413, che è comunque bello, potente, pesante, assettato. Farò delle modifiche ora al 413 per alcuni strumenti, soprattutto sulla fresatura, perché manca secondo me di alcune robe. Per lo sfalcio dell'erba vai tranquillo. Ha senso avere un motocoltivatore o prendersi direttamente una sfalciatrice? A mio avviso personale, motocoltivatore rimane la soluzione migliore. Perché? Perché hai mille usi. Ora, sembra una cavolata, però da questo lavoro basterebbe ora far seccare bene l'erba per terra, e dopo si potrebbe usare una imballatrice, insomma quelle che fanno le balle di fieno, e si possono attaccare un motocoltivatore. Molto molto interessante. Magari se siete curiosi di vedere un video del genere, se me lo scrivete qua sotto mettendo anche mi piace, riesco a capire più o meno se portarvi un contenuto simile. Magari non mi interessa, quindi possiamo far senza, altrimenti mi metto a cercare qualcosa. Mi piacerebbe capire se mettendo, magari non lo so, se qua dei supporti o qualcosa, si riesce ad alzare il taglio, quindi fare un taglio un attimino più alto. Devo informarmi, magari se siete più esperti me lo scrivete qua sotto nei commenti come si fa, perché era la mia prima volta. Come vi dicevo, le ho sempre viste utilizzare soprattutto in montagna, non ho mai visto, cioè non ne avevo mai provata una concretamente, e utilissima. Ora la cosa interessante sarebbe da capire, provarlo a usare magari una volta anche al podere, vedere se è un taglio buono, efficiente, insomma magari una tosata gliela facciamo. Oggi per oggi ci concludiamo così, vado a prendermi una birrettina e mangiare perché non ho ancora mangiato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti farmer.